Stomane, boh, è arrivata una grande vittoria per la Emma Villassiena a Pordenone contro una squadra che è stata ed è tra le protagoniste di questo campionato di Serie A2. Quindi ripartiamo da quella partita. Grande lucidità da parte tua, hai servito molto bene tutta la batteria di attaccanti della squadra e la Emma Villa si è fornito una grande prova andando a vincere su uno dei campi più difficili del campionato. No, sì, è sicuro che era una partita difficile. È la prima volta che vinciamo contro una grande squadra che sono prima di noi in classifica. E no, abbiamo giocato bene insieme, forse abbiamo perso l'occasione di vincere 3 punti, però abbiamo avuto la lucidità di essere bravi in tie break per vincere questa partita. Significa qualcosa una vittoria contro una squadra così forte e nel loro campo, tra l'altro, quindi in trasferta per la Emma Villa Siena? No, è una buona cosa che abbiamo vinto, sì, però la cosa più importante per me è che giochiamo meglio giorni dopo giorni, quindi impariamo e giochiamo meglio, è il più importante per me. Tra l'altro avete subito la loro rimonta, la Tinet ha vinto il terzo e il quarto set, ma nel tie break avete avuto lucidità, testa, insomma avete trovato le soluzioni migliori in un momento che non era facile, perché loro erano convinti e gasati sì. Un po' dalle prestazioni fatte. No, tutta la partita era vicino, quindi anche il terzo e il quarto set può essere per noi, però sì, il tie break l'abbiamo vinto, sì, l'avete vinto loro, che okay, ci sta perché era vicino, l'abbiamo vinto per noi è ancora meglio, però sì. Emma Villa Siena in questo momento è quarta in classifica, una classifica anche corta, no? In molte posizioni in alto e a metà classifica. Qual è il tuo giudizio di quello che si è visto fino a questo momento e della graduatoria della Serie A2? Beh, ancora sì, la classifica è importante per i playoff, però dobbiamo imparare e giocare ancora meglio, perché penso che possiamo farlo e vediamo se in classifica possiamo essere, non lo so, secondi, terzi, anche primo, non lo so. C'è un'altra trasferta ora per Siena, c'è l'impegno di sabato contro Pineto, cosa vuoi dire dei prossimi avversari? È sicuro che in classifica sono in una posizione difficile, però non vuol dire niente perché sappiamo che la A2 è un campionato difficile e dobbiamo fare il nostro meglio, giocare bene e speriamo di vincere in Pineto. Dopo 3 sconfitte consecutive sono arrivate 4 vittorie di fila con percentuali in attacco e si sono alzate tanto in queste ultime partite. Prove complessive molto migliori, più attenzione in difesa, muro, è cambiato qualcosa nella squadra? Boh, non lo so, forse abbiamo preso le nostre responsabilità. No, è più facile di giocare dopo 3 sconfitte perché dobbiamo sì, giocare meglio. È anche difficile perché la fiducia non c'è. Però sì, è così che si vede buone squadre e gli altri.